E nelle pillole di salute di oggi parleremo, come detto, di un tema di psicologia dello sport, individualità contro gruppo, è sempre un tema, come dire, molto, molto sentito, soprattutto per quanto riguarda naturalmente la differenza tra sport di squadra e sport di gruppo, e ne parliamo con la nostra ospite, dovremmo averla in linea, la dottoressa Elena Uberti, psicologa dello sport. Buongiorno dottoressa. Dunque, come dicevo, parleremo di questo tema di psicologia dello sport, individualità contro gruppo. E prima di tutto, anche in passati interventi abbiamo parlato della differenza degli sport tra quelli di tra gli sport di squadra e gli sport individuali. Io partirei comunque da qui, anche per riprendere questo tema a beneficio degli ascoltatori, che magari è la prima volta che sono in linea con Radio QRS. Buongiorno in farmacia. Le chiedo quindi la differenza tra sport di squadra e individuali, specie nell'atteggiamento del singolo atleta. Sì, credo sia importante sottolineare queste differenze, perché da un punto di vista psicologico sono molto importanti, soprattutto per coloro che hanno a che fare con questi contesti sportivi e quindi sono a contatto spesso con atleti appartenenti a realtà che sono profondamente diversi per certi aspetti e simili per altri, quindi avremo modo di passarli in rassegna. E per contestualizzare meglio l'argomento di oggi, è importante proprio distinguere lo sport individuale con quello di gruppo in una dimensione agonistica. Quindi nello sport individuale l'atleta compete da solo. Quello di squadra inizia a competere in un team e quindi capiamo bene come la responsabilità della prestazione sia condivisa. Prendendo in esame quindi l'atteggiamento del singolo atleta e osservandolo per quanto riguarda la dinamica psicologica e quindi anche come si sviluppa l'identità, che da un lato è un'identità personale, dall'altro collettiva, però è importante fare una considerazione che è immediata. L'atleta che appartiene a una disciplina individuale sarà maggiormente incline allo sviluppo di un'autonomia, quindi avrà un senso di responsabilità verso se stesso e sarà molto attento al rigore, alla disciplina, anche perché sta iniziando a competere con se stesso e con i propri limiti. Quindi metterà in campo una certa dose di ambizione, di coraggio, di resilienza. Un atleta che invece compete in squadra sarà maggiormente incline a sviluppare delle dinamiche psicologiche e sociali, di gruppo, e quindi attraverso la collaborazione, un senso di appartenenza, di rispetto. E poi a livello valoriale mi viene in mente anche l'importanza della lealtà, della fiducia, di tollerare anche situazioni che potrebbero all'inizio essere faticose e dare un senso di affidabilità rispetto ai compagni, un senso di giustizia. Quindi insomma ci sono degli esempi valoriali che vengono coltivati e spesso le società sportive li nominano, pensiamo anche ai dirigenti che hanno questo ruolo di sottolineare un po' l'idea che la squadra, che il team porta avanti. Assolutamente. Ecco, allora la psicologia dello sport si è occupata nel tempo di definire queste dinamiche per cercare di dare un supporto ai giocatori e agli atleti. E quindi è importante sottolineare come nel gruppo, come nella squadra, ci sia proprio un'importanza di condividere uno sforzo, una fatica attesa al raggiungimento di un obiettivo condiviso. E la squadra è definita proprio come un insieme di persone che interagiscono, che condividono delle norme, delle regole, che hanno dei ruoli definiti, che si identificano reciprocamente, proprio abbiamo detto prima l'importanza di avere uno scopo comune. Questo è molto importante perché ci fa concludere rispetto a questo primo punto che la squadra è diverso dalle singole componenti, perché so come viene detto dalla Gestalt, il tutto è più della somma delle parti e quindi diventa un altro sistema. È molto importante che l'atleta metta a fuoco le sue caratteristiche, quindi se è maggiormente incline a essere responsabile, dedito rispetto agli obiettivi comuni o se invece tende a perseguire un proprio obiettivo. Questo è importante da mettere a fuoco. Ecco, e negli sport individuali, ovviamente andremo a fare un po' un ping pong tra sport individuali e di squadra nella chiacchierata di oggi. Negli sport individuali, dottoressa, in particolare l'atleta come può volgere al meglio il fatto di poter contare solo sulle proprie forze? Perché a seconda dei punti di vista potrebbe essere un bene perché uno sa di dover contare solo su se stesso e quindi si prepara al meglio e quindi non dipende magari anche dalle lacune di altri, però da un altro punto di vista nei momenti in cui è in difficoltà magari avere qualcuno al proprio fianco che può dare una mano è importante. Ecco, negli sport individuali come si può volgere al meglio proprio questa solitudine dello sportivo?
Sì, questo è un punto interessante per l'atleta che appartiene a discipline individuali, e ce ne sono tantissime, pensiamo dall'atletica, sport con la palla, abbiamo il tennis, il golf, ma anche tutti gli sport di corsa, automobilistica, insomma una serie di discipline in cui l'atleta vuole primeggiare in una gara e impone il superamento di sfide che sono emotive, sono anche emotive, molto complesse. E quindi si trova a dover sviluppare un'autoconsapevolezza, iniziare a capire il valore che ha di sé, riuscendo anche ad autocontrollare certe situazioni. Quindi nella psicologia dello sport vediamo quanto sostenere la motivazione sia un aspetto fondamentale per questo atleta che compete e si allena molto spesso anche da solo. Deve essere in grado di gestire lo stress, quindi le fasi di tensione, di ansia, e avere anche delle tecniche, delle strategie per poter fronteggiare in questi momenti difficili. Quindi anche poter incrementare, come dicevamo prima, la resilienza, la tenacia rispetto agli obiettivi sfidanti e migliorare sempre di più la capacità di concentrarsi. Questo è un punto molto importante per gli atleti che appartengono a discipline proprio individuali. E quindi tutto quello che riguarda la gestione dei livelli di ansia, preposte, di stati emotivi, cioè riuscire proprio ad esprimere il potenziale. Questo è un aspetto cruciale. E ci sono stati diversi studi, diverse ricerche che proprio hanno messo in confronto l'atteggiamento di uno sportivo che si approccia ad una squadra, ad un gruppo, rispetto invece a una disciplina individuale. Si è visto come le ragazzine, le adolescenti che appartengono a sport individuali possono andare incontro ad un abbandono sportivo precoce rispetto a quello di squadra. E questo è un dato molto interessante perché ci fa un po' riflettere sull'importanza di dare un supporto, un sostegno. Quindi anche se la disciplina è individuale, mi viene in mente non la ginnastica ad esempio, molto faticosa, molto complessa, ma far sentire queste ragazzine appartenenti ad una maglia, ad un club, insomma uno staff che è orientato agli obiettivi comuni può senz'altro sostenerle e creare un clima positivo, sereno, motivato, che l'aiuta a dare il meglio di sé. Altrimenti, come diceva giustamente lei, quando l'atleta si sente totalmente solo, quindi senza una rete di supporto, potrebbe fare molta fatica ad esprimere il potenziale. Però sì, c'è anche da dire che in molte altre discipline, quindi magari un adulto più avanti che porta avanti diciamo, uno sport in autonomia, ha comunque una grande soddisfazione nel raggiungere degli obiettivi attraverso lo sforzo, attraverso l'impegno. E si rende conto che è abbastanza, cioè dipende molto quanto lui si impegna con costanza nella poter realmente raggiungere l'obiettivo. Quindi questo è rassicurante, molto orgoglioso nel poter raggiungere anche da solo questo risultato. Diciamo che ci sono meno variabili che sono al di fuori del loro controllo, nel senso che riescono di più a dirigere l'obiettivo e l'azione, mentre far parte di un gruppo capiamo bene quante possono essere invece le difficoltà che si incontrano. Ecco, quindi abbiamo visto anche in questo caso quanto sia importante l'approccio e l'aiuto, meglio, della psicologia dello sport, Certo. con l'esempio per quanto riguarda le giovani atlete. Ma ovviamente la psicologia dello sport non si esaurisce solo negli sport individuali, ma anche in quelli di squadra. E tornando su questo argomento, magari si può pensare, che in una squadra, facciamo l'esempio dello sport popolare italiano per eccellenza, il calcio, magari un atleta, un giocatore, finisca col valutare le forze che mette in campo anche paragonate a quelle che gli altri giocatori, i suoi compagni di squadra mettono in campo. È possibile quindi che l'atleta, il singolo atleta, magari facendo una valutazione del tipo sono sempre io il solito a tirare la carretta, finisca col tirare i remi in barca col tempo, a risparmiarsi proprio perché magari il gruppo attorno a lui non fa gli stessi sforzi che lui compie ogni giorno? Valutare le energie e le forze a disposizione è un processo che avviene in automatico, per certi versi anche adattivo, e ovviamente viene messo in atto da tutti gli sportivi, sia appartenenti a discipline individuali che di squadra. Però se stiamo parlando di un risparmio di energie e quindi una valutazione nel contribuire al minimo, questo è un fatto che in una squadra di alti livelli non si dovrebbe verificare. È un indice di una problematica che è sottesa e bisognerebbe indagare a fondo da dove arriva questa difficoltà, perché i giocatori sanno bene che hanno una grande responsabilità verso tutti i compagni. Quindi
Quindi il concetto è: se non ti impegni, non giochi. Puoi anche sapere di essere il più forte, ma comunque devi poterti conquistare il posto, la convocazione. Quindi questo è un aspetto molto importante in una dinamica di gruppo, e l'allenatore lo sa bene. Quindi se ripensiamo alla definizione di gruppo che ha elaborato Levin, quindi proprio all'inizio degli studi della psicologia sociale, definisce proprio come una totalità dinamica in cui tutti i membri si trovano in un rapporto di interdipendenza all'interno di un fine comune. Questo cosa vuol dire? L'abbiamo detto prima, che questo, la squadra ha delle forze che sono molto importanti proprio nella poter trovare una buona comunicazione, un insieme di ruoli, di regole, di ideologie che vanno per forza condivise. Quindi questo esempio che lei ha fatto di tirare i remi in barca e risparmiarsi viene visto come un serio problema, perché se un giocatore inizia a fare un ragionamento di questo tipo, c'è il forte rischio che tutta la squadra venga messa in difficoltà. E quindi è importante che l'allenatore, che in questo ruolo chiave, sia molto attento a decifrare queste dinamiche, a leggere quello che sta accadendo, e possa intervenire. Può intervenire in modo diretto nel parlare con l'atleta, nel cercare di chiarirsi, può intervenire in tutta la squadra, quindi trovando anche il momento giusto per poter parlare. E anche qui bisogna capire, per esempio, tra un tempo e l'altro potrebbe essere il momento per riuscire a parlarne, quindi chiedere di avere un altro tipo di reazione, oppure è utile in quel momento arrabbiarsi, farsi vedere, cercare una reazione da parte di quel giocatore o da parte della squadra. Ecco, bisogna cercare di capire come modulare questi interventi, e l'analisi del gruppo è molto delicata, è molto importante da essere svolta proprio in una squadra. Ecco, e rimanendo sempre sul gruppo, possiamo fare l'esempio più attuale, insomma, nella Juventus quest'anno, per fortuna dei tifosi della Juventus, per sfortuna per quanto riguarda invece tutti gli altri, è arrivato un grande campione, Cristiano Ronaldo. Ecco, negli sport di squadra, l'arrivo della grande star, del fenomeno planetario, può in qualche modo destabilizzare il gruppo? E quanto, le chiedo, può essere difficile, per quanto riguarda proprio il gruppo che si è formato nel corso degli anni, accogliere questa personalità strabordante, come appunto nel caso della Juventus, che mi pare comunque l'abbia accolto molto bene, purtroppo, un grande campione. Come si fa? Certo. E ogni elemento nuovo all'interno di un sistema porta a una destabilizzazione, perché precedentemente era stato trovato un equilibrio, e quindi quello che si inserisce all'interno di una squadra porta comunque un cambiamento importante. E per essere funzionale bisogna considerare una serie di situazioni. Prima di tutto bisogna capire come questa grande personalità si atteggia, come si approccia a questo cambiamento, come riesce a piano piano inserirsi all'interno di un clima già creato. Mi viene in mente quello che succede nello spogliatoio, quindi riuscire anche a farsi accogliere da una serie di giocatori che già erano presenti e già erano squadra da prima del suo arrivo. Quindi senz'altro questo grande fenomeno arriva, ma deve anche guadagnarsi la fiducia, riuscendo a coinvolgere gli altri, e questa è una qualità che gli atleti devono iniziare a mettere a fuoco, perché non basta dimostrarsi molto competenti, molto bravi sul campo. Sappiamo bene che le qualità umane, le qualità personali hanno a che fare con altri tipi di, come dicevamo prima, di valori e di abilità, e quindi devono essere prese in considerazione, è un dato di realtà. Quindi riuscire proprio a calibrare questo tipo di intervento, che senz'altro porta a una destabilizzazione nel gruppo, bisogna cercare di capire come introdurla. E la psicologia dello sport ci propone un modello molto semplice, che anche per gli allenatori potrebbe essere utile prendere in considerazione, che prevede una serie di fasi che il gruppo può vivere quando c'è un cambiamento di questo tipo. Quindi inizialmente si può vivere una certa dose di conflitto, quindi i membri fanno fatica, hanno un po' di resistenze verso il leader, quindi cercano di capire quanto poterlo accogliere o meno, quindi possono esserci dei piccoli conflitti, delle richieste. Sì. Successivamente è importante che i membri, quindi i giocatori, sostituiscano l'ostilità con la cooperazione, con la solidarietà, e quindi anche rispetto a questa grande stella, a questa personalità, riuscire a essere umile, riuscire a farsi piano piano accettare con tanta coesione rispetto al resto del gruppo.
Poi si arriva a una fase di prestazione, che è il terzo livello, in cui tutti gli sforzi sono direzionati verso un obiettivo principale. E infine c'è una fase di aggiornamento, quindi i giocatori sanno bene di essere più legati tra di loro, quindi si riduce leggermente la dipendenza reciproca e si inizia a dare incontro a una serie di soluzioni diverse e produttive. Ecco, queste quattro fasi sono molto interessanti da tenere presente quando c'è un cambiamento di questo tipo. E a proposito di questo, quindi mi pare di capire comunque che delle gelosie anche, come dire, normali nella vita di tutti i giorni, anche negli sport di squadra, possano nascere, cioè quando magari un giocatore viene trattato diversamente rispetto agli altri, può esserci una certa rimostranza da parte degli altri membri del gruppo. E come si possono gestire? La gelosia è un'emozione che ha un ruolo importante nella vita di tutti gli esseri umani e può essere molto funzionale in certi casi, può essere caratterizzata da competizione quando è a un buon livello, altre volte invece potrebbe sfociare in invidia, che anche questa è una situazione abbastanza frequente nel gruppo, quindi quello che abbiamo descritto prima, e quindi è importante anche qui fare una buona analisi perché questo è un altro tema delicato. Allora, quello che mi sento di dire è che quando si crea una gelosia all'interno di una squadra è molto importante cercare di farla emergere, di chiarirla il prima possibile, parlandone, cercando di analizzare le situazioni, perché sappiamo bene che in uno sport di squadra qualsiasi, ci sono dei giocatori che restano in panchina e possono rimanerci per tutto il tempo, altri vengono messi in campo e possono giocarsi anche l'intera durata diciamo, di tutta la gara. Quindi Certo. anche rispetto alle convocazioni, ci sono molte occasioni di tensioni, cioè, c'è il giocatore molto forte che però magari in un periodo che non sta giocando bene e viene comunque schierato in campo, mentre altri magari iniziano a provare una certa gelosia perché si rendono conto che magari l'allenatore fa delle scelte che loro non avrebbero fatto o che comunque mettono in discussione. Qui bisogna riuscire a chiarirsi e a mettere. Sì, è importante proprio far chiarezza, mi viene in mente ad ogni livello, che sia uno sport di un livello professionistico che è dilettantistico, queste situazioni possono creare difficoltà, mi viene in mente con i genitori, ma anche tra compagni di squadra. Quindi l'idea è di poter analizzare da dove arriva questa gelosia e cercare di capire se è comunque un segnale di un senso di vulnerabilità, di inferiorità. E quindi si iniziano ad attuare delle azioni come aggressioni, vendette. Ecco, qui iniziano a nascere i problemi. Abbiamo detto prima che la squadra non può essere unita e andare allo stesso obiettivo se non ha una totalità e una condivisione di obiettivi. Questo è un rischio che esiste senz'altro. E infine, proprio per sottolineare il titolo della nostra intervista di oggi, individualità contro gruppo, ecco, molte volte si possono trovare negli sport di squadra, nel calcio, ma anche tutti gli altri, insomma, pensiamo a LeBron James nei primi Cleveland Cavaliers per quanto riguarda l'NBA, può trovarsi, non so, la grande stella contornata da tanti gregari che sono nettamente sotto il suo livello. Sappiamo bene, magari gli appassionati di sport un po' di più, ma che grandi personalità come Sacchi, Velasco, che hanno cambiato il modo di vedere lo sport, che fosse il calcio o il volley, a seconda dei due casi, dice il gruppo viene prima di tutto. Ecco, ma come si fa a gestire una situazione in cui un'individualità spicca così tanto sopra le altre e invece le altre ovviamente sono a livello molto più basso? La stella, nel caso in cui si dovesse prediligere il gruppo all'individuo, non rischia di spegnersi e di essere valorizzata meno? Senz'altro, come diceva lei, il gruppo viene prima di tutto e quindi l'allenatore sa che deve privilegiare una dimensione collettiva proprio per il bene della squadra. E nell'accezione analitica si parla proprio di noità, cioè una base fondativa in cui il noi, quello spazio mentale, questa cultura, viene prima delle singole individualità. Cosa vuol dire? Che questo, quindi, quando lei ha fatto riferimento all'arrivo di una stella che ha un livello molto più alto degli altri, è anche importante che si dimostri tale. Cosa intendo? Che se un giocatore viene accolto in una squadra che ha una mentalità vincente, sa bene che deve comunque sul campo dimostrare di essere a quel livello, perché appena abbassa il suo ritmo,
rischia di pagare dazi, insomma, a alti livelli si rende conto anche del valore dei soldi che vengono investiti per questo acquisto. E quindi è molto importante che mantengano un impegno sempre elevato. E ad alti livelli cioè, la tendenza principale è quella che questo giocatore possa trainare il gruppo a esprimere i massimi livelli, meglio di sé, e non viceversa, che la stella invece si spenga e quindi inizi a mettere meno energia e meno impegno. Come abbiamo detto prima, all'interno di una squadra ogni giocatore deve dimostrare continuamente di valere quel posto e anche quell'idea che è stata attribuita. Quindi, questo giocatore di altissimi livelli era tale ed era emerso all'interno di squadre altrettanto forti, vincenti, ma è in grado di mantenere questo stesso livello anche circondato da giocatori di livello inferiore. Questi sono aspetti importanti e i giocatori sanno bene quanto sia fondamentale tenere livelli alti. Quindi, come dicevamo prima, come può un allenatore tenere questo clima positivo? Senz'altro incentivando la coesione, l'unità del gruppo, dare un incitamento, una carica nei confronti degli ostacoli, delle difficoltà che avranno, ma senz'altro anche non facendo differenze tra i giocatori, perché anche questo può comportare, abbiamo visto prima, altre problematiche. Quindi mi sentirei di dire che se questa stella è vincente, riuscirà a trascinare l'intero gruppo verso un miglioramento e non viceversa. Ecco, e quindi questo, insomma, è quello che di solito fanno i grandi campioni. Tra l'altro, LeBron James non riuscì, non, per tornare, insomma, all'esempio che avevamo fatto prima, non riuscì mai ad arrivare a vincere il campionato NBA con i primi Cleveland Cavaliers, ma comunque arrivò alle finals, insomma, alla Certo. finale del campionato di basket americano. Poi, dopo qualche anno, tornò a Cleveland e riuscì a vincere l'anello, come si suol dire. Dire nell'NBA, con la squadra della sua città alla fine. Dottoressa, è stata una chiacchierata molto interessante, anche perché spesso questi temi dell'individualità, soprattutto negli sport di gruppo, ma anche poi negli sport individuali, basti pensare al libro di Agassi, no? Il Open, Vera, l'autobiografia di open, Agassi. sì. Molte volte si sente parlare proprio di questo e abbiamo cercato, più lei ovviamente che il sottoscritto, di dare risposte alle domande e ai dubbi che sicuramente i nostri ascoltatori, magari che sono appassionati di sport oppure che lo praticano, hanno avuto e hanno nel corso della loro attività sportiva. Io la ringrazio ancora una volta, le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Grazie. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie ancora quindi alla dottoressa Elena Uberti, psicologa dello sport, e chiudiamo le nostre pillole di salute di oggi.